Buongiorno a tutti, benvenuti. E oggi siamo in sinestesia a parlare di un progetto, di un case history innovativo a cui siamo molto affezionati perché è un progetto veramente rivoluzionario nel suo genere, e siamo qui a parlarne con il suo ideatore e CEO Marco Prinzi. Intanto benvenuto Marco. Grazie mille Francesco, piacere di essere ritornato. Piacere mio e piacere di averti qui. Dunque, LGP1, che progetto è? Cosa significa questa sigla intanto? Raccontaci qualcosa di cosa ti ha portato a pensare a questo progetto. LGP1 sta per Let's Go Player One ed è un progetto che ha avuto un percorso molto lungo. Diciamo, mi era venuto in mente già nel 2019 di fare qualcosa nel campo degli eSports. Mi era sempre interessato molto, diciamo, il modello del reality show più come modello di esperimento sociale che come intrattenimento semplice. Vedevamo tutti questi casi molto famosi, molto importanti di reality show che avevano una diffusione gigantesca come Survivor o The Voice o MasterChef, e ci domandavamo se ci fosse anche qualcosa che fosse un pochino più condivisibile soprattutto dai giovani. E per cui abbiamo immaginato, ovviamente messo 1 più 1 uguale 2, molto facilmente abbiamo focalizzato sui videogiochi. Inizialmente il progetto era nato come Yalla Player One, ai tempi volevamo focalizzarci su contenuto digitale che avesse un impatto sociale, e per cui avevamo deciso di girare una specie di reality show, una specie di X Factor se vogliamo, sugli eSports, però girato a Dubai e focalizzandosi su delle squadre miste che dovevano progredire all'interno del mondo medio orientale dei videogiochi. Purtroppo non siamo riusciti a farlo per una serie di ragioni, per cui tra l'altro il modello stesso degli eSports è problematico, ha delle problematiche che non consentono di fare un progetto simile utilizzando per esempio il contenuto che non sia commerciale. Okay. E per cui non si poteva fare. Abbiamo dovuto per cui completamente stravolgere la nostra idea, focalizzarci non più su uno show, un reality show, ma farlo diventare una piattaforma, e una piattaforma interattiva in cui, diciamo, si integrano sia da una parte un reality show che dall'altra parte una piattaforma di tornei gamificata. Ottimo. Gli eSports effettivamente negli ultimi anni hanno visto una crescita di interesse pazzesca. In generale tutto il mondo del gaming è cresciuto molto, e quello degli eSports è diventato mainstream, quindi oggi se ne parla tanto, no? sono diventati davvero un po' sulla bocca di tutti, quindi molti hanno iniziato a interessarsi, non soltanto imprenditori ma anche in generale i media, no? Quindi bella, interessantissima questa idea di trasformare gli sport in un reality. E quindi in che modo il pubblico viene coinvolto in questo gioco, quindi in questa piattaforma? Beh, il pubblico viene coinvolto costantemente. Innanzitutto, diciamo, i competitori sono crowdsourced, per cui vengono direttamente dal pubblico. Ogni mese ci sarà una stagione e sono proprio membri del pubblico che possono far parte dello show. E, per cui siamo molto democratici da quel punto di vista, ma non solo, durante ogni puntata e durante il percorso di ogni stagione ci sarà un continuo ripescare del pubblico all'interno delle file dei tornei. Questo come? Il pubblico dovrà sia votare che votare le eliminazioni, però dovrà fare anche molto di più, dovrà scommettere su chi sono i vincitori. E a un certo punto dovrà addirittura indovinare su chi sarà un traditore all'interno della squadra vincente. E facendo così interagisce costantemente con altri spettatori, ma anche con i partecipanti direttamente al torneo, e se azzeccano, diciamo, la scommessa o il voto, vengono ripescati per far parte loro stessi del torneo. Per cui tutto quanto da remoto, c'è un continuo rimescolarsi tra i personaggi che sono la TV, per cui le celebrities e, diciamo, le star, e il pubblico, che diventa per cui intercambiabile, e c'è un'immedesimazione, se si vuole, tra il pubblico e i personaggi dello show, per cui diventiamo l'unica piattaforma dove il pubblico diventa l'eroe. Quindi questa è la vera rivoluzione di questo progetto, gli sports, in cui chi guarda lo sport, in questo caso lo sport elettronico e videogiochi,
partecipa direttamente, diventa una componente dello show, diventa una parte integrante dello show. Quindi qui è la vera rivoluzione, direi, di questo progetto, e questa è stata resa possibile dalla piattaforma che abbiamo sviluppato insieme, insomma, quindi che siamo andati a creare. E quali saranno i giochi disponibili all'interno della piattaforma subito e poi nel tempo? Avete già ipotizzato, no? Una crescita, un futuro? Assolutamente sì. La piattaforma per sé si comporta un pochino come una framework, una cornice. Per cui cominciamo con CSGO, che malgrado abbia quasi 12 anni, credo, rimane l'esport più popolare al mondo, continua a fare numeri eccezionali. E noi teniamo a cominciare con CSGO perché è più facile da capire, teniamo ad avere anche un prodotto che abbia del crossover appeal anche per membri del pubblico che non sono prettamente giocatori di videogame, per poi espanderci anche su altri esports come League of Legends, che è molto popolare in Italia, e in tanti altri. E per cui diventare, espandere queste funzionalità a tutto il pubblico anche di altri giochi e potergli offrire queste stesse possibilità. Tra l'altro ti confesso che quando il nostro team ha lavorato allo sviluppo del gioco, della piattaforma e quindi l'integrazione del gioco, e poi ha dovuto giocare, è stato un momento veramente bello, perché di Lime Factory avevamo 30 sviluppatori che erano lì per giocare ai videogiochi e che, insomma, hanno fatto una sostanzialmente una festa, no? Come si facevano i LAN party un tempo, no? Dove si giocava tutti assieme. E è stato bello perché, insomma, poter giocare e lavorare nello stesso tempo giocando è stata sicuramente un'esperienza interessante per i ragazzi che poi hanno festeggiato, insomma. È una delle ragioni per cui non sono più banchiere e faccio videogame, proprio per quello. Assolutamente. Diciamo che noi in Sinestesia tendiamo a fare dei progetti comunque che sono interessanti, divertenti, no? Ma mai così, diciamo, così tanto come in questo caso, dove veramente si stava giocando direttamente ai videogiochi. Marco, perché hai scelto Sinestesia? Cos'è che ti ha spinto e ti ha portato a scegliere la nostra azienda come partner per lo sviluppo di un progetto così importante? Innanzitutto bisognava trovare un partner che sapesse tradurre questa idea intangibile che avevo in testa e trasformarla in una realtà che funzionasse e che fosse solida, che potesse sostenere tutto quello che pensavamo che potesse sostenere. E Sinestesia è stata la nostra scelta logica, non solo per le sue capacità tecniche, ma proprio per la loro capacità di arricchire le esperienze digitali con degli aspetti umani ed emozionali. Noi crediamo che sia una cosa che manca moltissimo oggi, una delle forze che stanno motivando, spingendo il mondo intero ad abbracciare un'interconnettività digitale, è proprio questo desiderio, secondo noi, di avere un contatto umano. E Sinestesia, come agenzia leader delle esperienze digitali in Italia, è stata una scelta logica. Grazie, il contatto umano e la componente umana per noi è fondamentale, lo diciamo sempre, lo dico sempre, è una delle grandi di grandi aspetti che ci contraddistingue, oltre, diciamo, alla competenza e a quello che poi è la qualità di quello che cerchiamo ovviamente ogni giorno di portare sul mercato. Ci puoi raccontare come sono andate poi le cose? Sei contento, sei soddisfatto del progetto che è stato realizzato? No, sono contentissimo di quello che è stato fatto. E tanto ho già un rapporto eccellente con molti membri della squadra e, ripeto, non avrei potuto sperare di trovare un partner migliore, più competente, più lungimirante e più supportante di Sinestesia. Grazie, siamo molto contenti, ovviamente, che, insomma, il feedback sia questo. Bene, e guardiamo al futuro. Quali evoluzioni vedi per questa piattaforma, per la GP1? Innanzitutto ragioniamo moltissimo a cercare di avere un progetto che sia più sostenibile possibile, per cui comunque sia immaginiamo di scalare, di crescere in modo modulare, sostenibile, crescendo nel tempo. Abbiamo avuto già varie iterazioni di sviluppo del prodotto, abbiamo finalmente un POC, Proof of Concept, con il quale avremo a breve, faremo un evento
una specie di evento pilota con cui che utilizzeremo e levereggeremo per una campagna di crowdfunding o comunque sia per altri scopi. E a breve dovremo lanciare la prima stagione. Sono stagioni molto brevi, per cui comunque sia ci consentono di iterare molto in fretta, di imparare più in fretta possibile dal nostro mercato, è una cosa in cui io credo molto. E contiamo di espanderci di scopo, per cui, come ho già menzionato prima, abbracciare altri esports. Già tra 6-9 stagioni, sono 6-9 mesi, dovremmo poter avere già una offering su League of Legends e su altri videogiochi. Nel frattempo avremo implementato anche questi diciamo i features di interattività un pochino più avanzati, per cui tra l'altro tutta questa la gameplay ispirata un po' da Among Us, per cui l'individuare il traditore, avevo menzionato prima. E già anche questo dovrebbe essere presente in 6 mesi, e poi cercare di espandersi sempre più. Bene, in bocca al lupo, insomma. Un'ultima domanda, Marco. Allora, tu sei un imprenditore seriale, questo è uno dei tanti progetti che stai portando avanti e che ti contraddistinguono. Ci puoi raccontare qualche altro progetto che è nel cassetto? Hai voglia di farci uno spoiler? Con grande piacere, grazie mille. E un amico mi ha definito un imprenditore di massa e non solo seriale, perché sto lanciando altre 2 startup in questo momento. LGP1 sarebbe il mio terzo progetto nel mondo dei videogiochi. Il primo l'ho lanciato 2 anni fa, adesso sto lanciando un altro videogioco che si chiama CryptoChronic, che è un videogame casual basato su tecnologia criptografica, che consente di avere un videogioco e consente di guadagnare mentre si gioca. E cercando di rivoluzionare il concetto del Pokémon e dei Tamagotchi, portandolo alle nuove generazioni. E poi sto facendo qualcosa di completamente differente, ma secondo me anche abbastanza compatibile, comunque molto consumer oriented. E nel food tech, nel caso specifico, si chiama WeCook, è un concetto di cloud kitchen, creators economy per cuochi, dilettanti e non, che vogliono implementare il loro business di delivery, e noi diamo tutte le infrastrutture shared, sia digitali che fisiche, per cui abbiamo una serie di cucine cloud che apriamo, e una piattaforma online in cui vendiamo, facciamo marketing, vendiamo, processiamo i pagamenti per questi cuochi, e poi impacchettiamo il cibo, glielo consegniamo tutto quanto verde utilizzando energia elettrica e materiali sostenibili, sostituibili e riutilizzabili. Molto importante oggi, insomma. Assolutamente sì. Ecco, alla lunga tutto questo lo sto facendo perché il mio sogno è lavorare nel venture capital, che trovo che sia l'aspetto più nobile del capitalismo, trasformare un'idea astratta in una cosa tangibile è estremamente motivante ed edificante, finalmente trovo. E per cui tutto quello che sto facendo per portarmi ad avere la necessaria esperienza e conoscenza per poter lavorare in questo campo. Molto bene. Beh, grazie a Marco Prinzi, un grosso in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Speriamo di lavorare assieme anche sui tuoi progetti futuri. E rimanete sintonizzati per la prima stagione di LGP1, appena sarà definita la data, insomma, pubblicheremo tutte le informazioni per partecipare. E grazie per essere stati con noi fino a qui, e grazie a Marco Prinzi di LGP1. Grazie a voi, grazie Francesco, e grazie tantissime di aver aiutato a concretizzare questo sogno. A te.